cielo. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Benvenuti in questo viaggio storico, dove esploreremo uno dei momenti più cruciali nella lotta per l'indipendenza americana, l'assedio di Yorktown. Prima di immergerci nei dettagli di questa battaglia decisiva, è fondamentale comprendere il contesto storico che ha portato a questo confronto epico. Nel tardo XVIII secolo, le 13 colonie americane si trovavano in una situazione di crescente tensione con la madre patria, la Gran Bretagna. Questo periodo fu caratterizzato da un crescente malcontento coloniale dovuto a leggi restrittive e tasse imposte da un governo oltreoceano, percepito come sempre più oppressivo e distante dalle reali necessità dei coloni. Il 1775 vide l'inizio della guerra d'indipendenza americana, un conflitto che sarebbe durato 8 lunghi anni. Le battaglie che si susseguirono in questo periodo furono il palcoscenico dove si misero in gioco non solo strategie militari, ma anche ideali di libertà e autodeterminazione. Mentre la guerra infiammava il continente, le alleanze internazionali iniziarono a svolgere un ruolo cruciale. Nel 1778, la Francia entrò ufficialmente in guerra a fianco delle colonie ribelli, fornendo risorse indispensabili e supporto militare. Questa alleanza si rivelò determinante per l'andamento del conflitto. Nel 1781, le forze combinate americane e francesi, guidate rispettivamente da George Washington e dal Comte de Rochambeau, si focalizzarono su un obiettivo strategico, la penisola di Yorktown in Virginia. Qui, il generale britannico Lord Cornwallis aveva stabilito una base cruciale, ritenendo la posizione facilmente difendibile e un punto di partenza per ulteriori operazioni militari. La scelta di assediare Yorktown non fu casuale, ma il risultato di mesi di pianificazione strategica e di movimenti di truppe che avevano l'obiettivo di catturare o distruggere l'esercito di Cornwallis. Considerato il perno delle forze britanniche nel sud, il 1780 segnò un punto di svolta nella guerra, con l'arrivo di forze francesi in America. L'ammiraglio Destouchy, con la sua flotta, giunse a Newport, Rhode Island, portando un rinforzo cruciale di 5.500 soldati. Su incoraggiamento di Washington e del tenente generale francese Rochambeau, Destouches pianificò di muovere la sua flotta verso sud, con l'intento di lanciare un attacco congiunto terra navale contro le forze britanniche, ora guidate da Benedict Arnold, che aveva recentemente tradito la causa americana. Sono Benedict Arnold, un nome che per molti è sinonimo di tradimento. Ma vi sfido a comprendere la mia scelta. Ho servito con fedeltà e coraggio, e in cambio ho ricevuto ingratitudine e sospetti dai miei cosiddetti amici. La mia lealtà era per una causa giusta, ma non per uomini che hanno messo da parte onore e giustizia. La mia decisione di unirmi ai britannici non fu un mero atto di tradimento, ma una scelta dettata dalla disillusione e dal desiderio di giustizia. Mi hanno spinto a questo, mi hanno tradito per primi, con la loro indifferenza e il loro disprezzo. E ora, con la stessa passione che mi ha guidato in guerra per loro, userò la mia astuzia e la mia conoscenza militare contro di loro. La mia vendetta sarà strategica, mirata e decisiva. Non dimenticherò e non perdonerò. La storia mi giudicherà, ma ricordate che ogni storia ha più di una prospettiva. Le mosse strategiche si intensificarono nei primi mesi del 1781. Arnold, con 1.500 soldati britannici, lanciò un'incursione a Richmond, Virginia, sconfiggendo la milizia locale. Tuttavia, il marchese de Lafayette, inviato a sud con 1.200 uomini, giunse in tempo per impedire ulteriori danni. Intanto, Destouches, dopo un breve tentativo con 3 navi, condusse una forza più significativa di 8 navi in una battaglia inconcludente contro la flotta britannica, che alla fine lo costrinse al ritiro. La scena cambiò drasticamente con l'arrivo di Charles Cornwallis a Petersburg, Virginia, nel maggio 1781. Dopo la morte del maggior generale William Phillips, Cornwallis prese il comando delle forze britanniche. Nonostante le direttive del suo superiore, Henry Clinton, decise di concentrarsi sulla Virginia, credendola più facile da conquistare.
Con un esercito ora rinforzato a 7.200 uomini, Cornwallis mirava a sfidare Lafayette, il cui esercito si era ingrandito con l'arrivo della milizia della Virginia. La strategia di Cornwallis lo portò a eseguire incursioni nella Virginia centrale, cercando di indebolire le forze americane. Tuttavia, i suoi piani subirono un cambiamento quando Clinton ordinò di costruire fortificazioni a Yorktown, una mossa che si sarebbe rivelata cruciale per l'esito della campagna. Intanto, a White Plains, New York, Washington e Rochambeau dibattevano su dove lanciare un attacco congiunto. Inizialmente, Washington favoriva un assalto a New York, ma i piani cambiarono quando ricevette notizie dall'ammiraglio De Grasse, in rotta verso la Virginia con una flotta sostanziale. Questa notizia portò Washington a decidere di abbandonare il piano di New York e di muovere le sue forze verso la Virginia. Questo intricato gioco di movimenti, decisioni e alleanze preparò il terreno per quello che sarebbe diventato l'assedio di Yorktown. In quest'epoca di guerra e strategia, ogni scelta aveva il potenziale di cambiare il corso della storia. Mentre l'autunno del 1781 iniziava a dipingere di colori caldi le terre della Virginia, un nuovo capitolo della guerra d'indipendenza americana stava per essere scritto. Ecco come si svolsero i movimenti iniziali che avrebbero portato all'accerchiamento di Yorktown. Il 26 settembre segnò un momento cruciale: l'arrivo di trasporti cruciali presso la baia di Chesapeake. Questi trasporti portarono non solo artiglieria e attrezzature d'assedio, ma anche truppe francesi di fanteria e d'assalto. Con questi rinforzi, Washington aveva ora sotto il suo comando un imponente esercito, composto da 7.800 francesi, 3.100 miliziani e 8.000 soldati continentali. All'alba del 28 settembre, con un esercito così massiccio alle sue spalle, Washington guidò le truppe fuori da Williamsburg, con l'intento di circondare Yorktown. La disposizione delle forze vide i francesi posizionarsi a sinistra e gli americani occupare la posizione d'onore a destra. Di fronte a loro, le forze britanniche di Cornwallis erano trincerate in una catena di 7 ridotte e batterie, una difesa imponente ma non impenetrabile. Già dal 29 settembre le ostilità ebbero inizio. Washington spostò l'esercito più vicino a Yorktown, provocando la reazione degli artiglieri britannici. Tuttavia, il fuoco nemico causò poche vittime. Un intenso scambio di fuoco si verificò anche tra fucilieri americani e Jäger dell'Assia. Nel frattempo, Cornwallis, dopo aver ricevuto una promessa di soccorso da Clinton, decise di ritirarsi dalle sue difese esterne, tranne che da alcune ridotte chiave, rafforzando così le difese immediate attorno alla città. Il 30 settembre vide i francesi impegnarsi in un attacco contro la ridotta dei fucilieri britannici. Uno scontro che si protrasse per 2 ore con esito sfavorevole per i francesi. Il 1 ottobre emerse un dettaglio macabro. I britannici, per conservare cibo, avevano macellato centinaia di cavalli. Nel campo americano, intanto, si intensificarono i lavori di preparazione per l'assedio, con la costruzione del primo parallelo. Nei giorni seguenti, mentre gli alleati disponevano la loro artiglieria, Washington continuò a visitare il fronte, nonostante il crescente pericolo. La notte del 2 ottobre, i britannici aprirono un intenso fuoco per coprire il movimento della loro cavalleria verso Gloucester. Tuttavia, il 3 ottobre, la cavalleria britannica, guidata da Banastre Tarleton, si scontrò con la legione di Lauzun e la milizia della Virginia, essendo costretta a una ritirata rapida. Il 5 ottobre, gli alleati erano quasi pronti per aprire il primo parallelo, un passo fondamentale nell'assedio. I genieri e i minatori lavorarono incessantemente durante la notte, tracciando il percorso delle trincee con strisce di pino posate sulla sabbia umida. Questi preparativi non erano solo un segno della prossimità dell'assedio, ma anche della determinazione e del coraggio delle truppe alleate. Questi movimenti iniziali, dallo schieramento delle forze al primo scontro armato, dalla tattica di ritirata di Cornwallis alla preparazione delle trincee per l'assedio, definirono l'avvio della battaglia di Yorktown. Ogni passo era calcolato, ogni movimento aveva un significato strategico, portando le forze americane e francesi sempre più vicine al loro obiettivo. La vittoria a Yorktown. La notte del 6 ottobre 1781, sotto un cielo nuvoloso che nascondeva la luce della luna,
iniziò un'operazione decisiva, la costruzione del primo parallelo da parte delle truppe alleate. In questo momento critico, George Washington prese personalmente parte all'azione, dando inizio alla trincea con alcuni colpi simbolici del suo piccone. Questa trincea, destinata a estendersi per 2000 yard, fu divisa tra francesi e americani, ognuno con compiti specifici nell'assedio. Nonostante un falso attacco francese, informati da un disertore, l'artiglieria britannica si concentrò contro i francesi. Mentre i britannici inizialmente reagivano alla nuova minaccia, il 7 ottobre scoprirono la trincea alleata, appena fuori dalla portata dei loro moschetti. I successivi due giorni videro gli alleati completare il posizionamento dei loro cannoni. Un arsenale imponente che incluse tre cannoni da 24 libbre e due obici da 8 pollici. Il 9 ottobre, con tutti i pezzi in posizione, iniziò il bombardamento. Le forze francesi aprirono il fuoco per prime, causando danni significativi alle navi britanniche, compreso l'affondamento della HMS Guadalupe. Seguì l'attacco americano, inaugurato da un colpo di pistola sparato da Washington stesso. Un gesto simbolico di grande impatto. Con un fuoco incessante che proseguì per tutta la notte, gli alleati iniziarono a demolire sistematicamente le difese britanniche. I cannoni britannici sulla sinistra furono rapidamente messi a tacere e la loro situazione si aggravò quando alcune delle loro navi furono danneggiate o distrutte dai colpi che attraversavano la città fino al porto. Nei giorni seguenti, il bombardamento alleato continuò senza sosta. Un grande edificio a Yorktown, ritenuto il quartier generale di Cornwallis, fu rapidamente distrutto dagli americani. Parallelamente, i francesi inflissero danni significativi alle navi britanniche nel porto, inclusa la HMS Charon. Di fronte a questa devastazione e alla notizia che la flotta di soccorso britannica sarebbe partita solo il 12 ottobre, Cornwallis si rese conto che la situazione stava diventando insostenibile. La notte dell'11 ottobre segnò un ulteriore sviluppo strategico. Washington ordinò la costruzione di un secondo parallelo, più vicino alle linee britanniche. Nonostante il continuo fuoco britannico, gli alleati riuscirono a completare la nuova linea senza che Cornwallis ne sospettasse. La mattina del 12 ottobre, le truppe alleate erano già in posizione sulla nuova linea, portando l'assedio a un livello ancora più intenso. Questo secondo parallelo, posizionato a soli 400 yard dalle linee britanniche, rappresentava un ulteriore restringimento dell'accerchiamento, preparando il terreno per l'azione finale. Con il bombardamento incessante e la costruzione del secondo parallelo, le forze alleate dimostrarono non solo la loro superiorità militare, ma anche un'impressionante capacità di mantenere l'iniziativa sotto il fuoco nemico. Queste azioni posero le basi per i momenti decisivi dell'assedio, avvicinando sempre più Washington e i suoi alleati al momento della vittoria. Il 14 ottobre, sotto il manto dell'oscurità e del silenzio, gli americani, guidati dal coraggioso Alexander Hamilton, si avvicinarono alla ridotta numero 10. Questa posizione strategica, difesa da soli 70 uomini e vicina al fiume, divenne l'obiettivo di un assalto audace. L'ordine di Washington era chiaro: nessun colpo sparato, solo acciaio freddo. Con baionette in pugno, gli americani superarono le difese di legno, attraversarono fossati e salirono sul parapetto. Nonostante il pesante fuoco britannico, la determinazione americana prevalse. Quasi l'intera guarnigione britannica, inclusi il loro comandante, furono catturati. Questa vittoria, ottenuta con un prezzo di 9 morti e 25 feriti americani, dimostrò l'efficacia di un assalto sorpresa e ben coordinato. Contemporaneamente, 400 soldati francesi del reggimento Royal de Pont, guidati dal conte di De Pont, lanciarono l'assalto alla ridotta numero 9. Qui, le difese britanniche e tedesche erano più robuste e la Batisse non era stato danneggiato dal fuoco dell'artiglieria. Dopo un intenso scontro, i francesi risposero al fuoco nemico con vigore e caricarono la ridotta. Nonostante la resistenza iniziale, i difensori tedeschi cedettero di fronte all'impeto francese e si arresero. La cattura di queste due ridotte cruciali permise a Washington di bombardare la città da tre direzioni, consolidando ulteriormente il dominio alleato.
Le truppe alleate spostarono parte della loro artiglieria nelle ridotte conquistate, amplificando il loro potere di fuoco contro le posizioni britanniche. In risposta, il 15 ottobre Cornwallis tentò un contrattacco disperato. Un gruppo d'assalto britannico, sotto il comando del colonnello Robert Abercrombie, attaccò le linee alleate, cercando di sabotare i cannoni americani e francesi. Nonostante il loro successo iniziale, i britannici furono rapidamente respinti e costretti a ritirarsi. Il bombardamento alleato riprese, ora più intenso che mai. Di fronte a questa situazione insostenibile, Cornwallis tentò di evacuare le sue truppe attraverso il fiume York, verso Gloucester Point. Tuttavia, una tempesta impedì l'evacuazione, lasciando i britannici senza vie di fuga. L'assalto alle ridotte segnò l'inevitabile crollo delle difese britanniche a Yorktown. Con la loro artiglieria potenziata e le ridotte in mano, gli alleati serravano il cerchio intorno a Cornwallis, chiudendo ogni via di fuga e spingendolo verso l'inevitabile resa. Queste azioni audaci e ben eseguite da parte di americani e francesi non solo dimostrarono il loro coraggio e determinazione, ma segnarono anche il momento in cui il destino di Yorktown e, in ultima analisi, quello della guerra d'indipendenza americana furono decisi. La mattina del 17 ottobre 1781, un segnale di pace apparve sul campo di battaglia. Un tamburino britannico seguito da un ufficiale con un fazzoletto bianco. Questo gesto mise fine al bombardamento e l'ufficiale britannico fu bendato e condotto alle linee alleate per iniziare i negoziati di resa a Moor House. Washington, per mantenere l'unità tra gli alleati, insistette su un ruolo paritario dei francesi in ogni fase del processo. Le richieste britanniche di onori di guerra furono negate da Washington. Una risposta al rifiuto britannico di concedere gli stessi onori alle forze americane l'anno precedente a Charleston. Di conseguenza, le truppe britanniche e dell'Assia marciarono sul campo con bandiere ammainate e moschetti in spalla, accompagnate dalla loro banda che suonava una marcia britannica o tedesca. La leggenda vuole che la melodia fosse «The World Turned Upside Down», sebbene la veridicità di questa storia sia incerta. Il generale Cornwallis, dichiarandosi malato, non partecipò alla cerimonia di resa. Fu invece il generale di brigata Charles O'Hara a guidare le truppe britanniche sulla scena. Dopo aver tentato inutilmente di arrendersi a Rochambeau, O'Hara si rivolse a Washington, che a sua volta delegò l'accettazione della spada di O'Hara al suo secondo in comando, il maggior generale Benjamin Lincoln. Sotto gli occhi di molti civili e con le truppe britanniche in nuova uniforme, si svolse la deposizione delle armi. In totale, furono catturati 8.000 soldati, 214 pezzi di artiglieria, migliaia di moschetti e numerosi altri materiali militari. Alcuni soldati britannici, sopraffatti dall'emozione, piangevano o sembravano ubriachi, mentre altri gettavano a terra i loro moschetti in segno di sfida. Un fattore non trascurabile nella resa britannica fu l'impatto della malaria, endemica nelle paludi della Virginia orientale. Circa metà delle truppe di Cornwallis erano indebolite o incapaci di combattere a causa della malattia. I soldati americani, cresciuti in quell'ambiente, avevano sviluppato una certa resistenza alla malaria, mentre i francesi, non ancora colpiti dal periodo di incubazione della malattia, non mostravano sintomi al momento della resa. La resa di Yorktown segnò non solo la fine di una battaglia cruciale, ma anche l'inizio della fine della guerra d'indipendenza americana. Questo evento, con il suo drammatico mix di strategia militare, negoziati diplomatici e sfide umane, rappresentò un punto di svolta storico. Mentre gli eserciti alleati celebravano la vittoria, i britannici affrontavano la dura realtà della sconfitta. Questa resa segnò un cambiamento radicale nelle dinamiche di potere tra le colonie americane e la Gran Bretagna, avviando un nuovo capitolo nella storia americana e mondiale. Oggi ci ritroviamo non solo come vincitori in una lunga e ardua lotta, ma come custodi di una nuova nazione. Questa vittoria a Yorktown non è solo un trionfo militare, è l'alba della nostra indipendenza, il simbolo del nostro coraggio e determinazione. Abbiamo combattuto non per conquista o gloria personale, ma per un ideale, la libertà. La libertà di governarci, di forgiare il nostro destino
e di costruire una nazione fondata su principi di giustizia e uguaglianza. Mentre celebriamo, ricordiamo anche le difficoltà superate e i sacrifici fatti. Onoriamo la memoria di coloro che hanno dato la vita per questa causa e riconosciamo il debito di gratitudine che abbiamo verso i nostri alleati, i cui contributi sono stati essenziali per la nostra vittoria. Dio benedica questa nuova nazione. In seguito alla resa britannica a Yorktown, le dinamiche della guerra d'indipendenza americana subirono un cambiamento irreversibile. Questo evento non fu solo una vittoria militare per gli alleati americani e francesi, ma anche un simbolo potente che rafforzò il loro morale e la loro determinazione. Per la Gran Bretagna fu un duro colpo che mise in discussione la sua capacità di mantenere il controllo sulle colonie ribelli. La battaglia di Yorktown accelerò i negoziati di pace e portò alla firma del Trattato di Parigi nel 1783, che riconobbe ufficialmente l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Questa battaglia non fu solo la fine di un assedio, ma l'alba di una nazione. Mentre chiudiamo questo capitolo della storia americana, voglio ringraziarvi per averci accompagnato in questo viaggio attraverso uno dei momenti cruciali nella lotta per l'indipendenza. La storia di Yorktown insegna che coraggio, strategia e unità possono portare a cambiamenti epocali, ridefinendo il corso della storia. Se avete trovato questo video informativo e avvincente, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per più contenuti come questo. La vostra partecipazione ci aiuta a continuare a esplorare e condividere storie affascinanti e momenti significativi della storia. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il vostro sostegno e l'interesse per la nostra storia condivisa. Alla prossima!